Antonella, buongiorno. Dove sei, qua. Fabio? Qui, oggi siamo qua. Oggi, tra l'altro, volevo farti complimenti e insomma sei stato, ho visto sul tuo Instagram che hai pubblicato un ricordo di Falcone Borsellino, ecco, questo è il tuo Instagram, anche perché tu vivi proprio in quella terra, tu vivi a Bagheria, quindi sai che cosa vuol dire e ho apprezzato molto. Grazie. Ho apprezzato molto, ma devo dire i giovani hanno una sensibilità totalmente diversa. Rispetto a questo. Anche i ragazzi della scuola ieri hanno fatto tantissime attività, abbiamo distribuito 2500 panini alla nave della legalità che è arrivata a Palermo, i ragazzi si sono attivati veramente. Perché la Sicilia è tanto altro, è tanto altro. Allora, cosa facciamo però è anche questo, cioè anche la granita. E anche cibo, anche col tuppo. Tuppo è il tupè, no? Bravissimo, ricorda proprio quello lì, sì. E ovviamente la granita, in questo caso lo faremo di gelso bianco, un frutto di stagione, e la questa brioche col tuppo, no? Scusa un attimo, attenzione. Chi è che vuole la granita col tuppo? Anche Belina ha alzato la mano, anche Raffi, tutti, anche fuori onda. Va bene, ho capito. Allora, non me ne vorrà il maestro Fulvio Marino se sbaglio qualcosa, lei ovviamente può correggermi. Come diceva farai il Papa. Benissimo. Come diceva Fabio Potenzano una volta, esatto. Anni fa, se sbaglio mi corrigerete. Mi corrigerete, esatto. E quello l'ho detto, l'abbiamo pensato allo stesso momento. Allora, Antonella, prepariamo la brioche intanto perché ha dei tempi di lievitazione. Farina, abbiamo lievito compresso, lievito di birra, dell'acqua, delle uova. Zucchero, sale e del burro con gli aromi. Ho impastato già il burro con gli aromi. Iniziamo a fare questo lavoro. Quindi mettiamo la farina con tutte le uova, il lievito che lo sbricioliamo direttamente qui dentro e una parte d'acqua ce ne teniamo un po' indietro che ci servirà poi per sciogliere sale e zucchero. E facciamo impastare. E via. Sì. Questo mettiamo qua e ci siamo. E questo è l'impasto è un lievitato. Sì, questo, è un impasto, no? Della brioche. La brioche è, in Sicilia viene fatto questo impasto, poi lo chiamiamo un po' l'impasto dolce salato alla rosticceria, perché viene utilizzato per tantissime lavorazioni, quindi sia da quelle dolci che da quelle salate, riducendo un po' il quantitativo di zucchero volendo. Ecco, quando l'impasto si è un po' formato ma ancora rugoso, aggiungiamo lo zucchero semolato. E qui tu dici ne metto meno se non la voglio sì, fare esatto, dolce? Sì, esatto, se la devo fare neutra. Tra l'altro questo è un impasto che poi può essere anche fritto per fare tutte le iris cosa fritte. Cosa hai messo? Cosa c'era? Sale e zucchero. Ah, sale e zucchero, giusto. Esattamente. Uno, due. Ancora un pochino di acqua. L'acqua ci servirà per sciogliere esattamente sale e zucchero. Acqua e sale, si sa. Sì, facciamo. Questo se uno a casa lo fa, poi invece di farci la granita ci mette dentro un hamburger. Due fette di piacentino ennese e due fette. Ma è quello che ha detto lui, infatti, cioè tu metti meno zucchero e diventa un sì, impasto. Sì, però in realtà anche è un po' il concetto della brioche al prosciutto crudo della mattina. L'impasto molto spesso è lo stesso, esatto, ma quel quantitativo di zucchero esalta anche il salato, diventa una roba. Io che amo il salato. Sì. Questo è buonissimo. Allora, cosa ho fatto qui? La parte aromatica. Ho preso il burro della ricetta, l'ho ammorbidito un po', ho messo la scorza d'arancia, la scorza di limone e la bacca di vaniglia. Senti il profumo di questo burro. Ma è incredibile, ha aromatizzato il burro agli agrumi. Sì, esattamente. Andiamo ad aggiungere adesso un po' per volta il burro e ovviamente l'impasto deve lavorare, deve incordare bene, quindi abbiamo bisogno di almeno un 12 minuti totali. Considerate che adesso col caldo che fa, sentiamo noi caldo, ma sente il caldo anche l'impasto, quindi se è il caso ci aiutiamo un po' col freddo, quindi il burro ben freddo e anche l'acqua. Lasciamo incordare bene l'impasto e poi due possibilità. O lo lasciamo puntare un'oretta a temperatura ambiente, oppure se ci vogliamo avvantaggiare, magari la mattina per la sera, perché la brioche è buona. Mettiamo anche se, nel frigo, se calda, sì, blocchiamo un po'. Fulvio ci ha fatto vedere tante volte l'utilizzo del freddo. Quanto deve stare nel frigo prima di poterlo utilizzare? Ma un paio d'ore, in modo che il burro fa il suo lavoro. Quindi non ha una lievitazione lunghissima. No, temperatura ambiente un'oretta è più che sufficiente. Okay. Andiamo a prendere il nostro impasto. E andiamo a fare delle palline, ma questa volta le palline devono essere due palline. Esatto, perché una perché è sotto, tuppo, e il una tuppo è sotto sopra. E una sopra. Quella di sotto, vedi l'impasto è ben freddo così riesco a lavorarlo. Quella di sotto possiamo la faccio... Possiamo anche spegnere, sì? No, qua, grazie. Quella di sotto la faccio di circa 70 grammi, una pallina
di questa dimensione. Quindi 70 grammi la pallina sotto, così vi date un'idea. Poi c'è chi fa 70, fa 60, insomma ognuno poi è libero di avere la brioche più o meno. Però vedete che poi quando lievita diventa una bella brioche a 70. Ora, qual è la, diciamo tra virgolette, la peculiarità? Quella di andare ad attaccare poi il tuppo, quindi bisogna fare un bel incavo che adesso vi farò vedere. Andiamo a prepararci queste palline. Sì, in realtà fanno, loro hanno questo, che è un po' diverso, l'impasto più ricco, ma hanno un po' questa forma che ricorda. Ma l'avranno copiata sicuramente. Sicuramente da noi, da noi, certo. Anche loro abbiamo avuto come dominazione. L'ha portata sicuramente Caterina dei Medici in Francia, come al solito. Lei ha portato quindi. Ci andiamo a preparare. Questa è la base, eh? Sì. Andiamo a pirlare. Infatti c'è molta confusione tra brioche, croissant e cornetto. La brioche sarebbe questa, è quella brioche che poi i francesi la mettono dentro uno stampo mentre ondulato. Mentre il croissant sfogliato. Il cornetto. Poi alla fine questa è anche un po' più leggera perché... Sì, certo, non c'è burro dentro, esatto, il pezzettino di croissant è più burroso. È ricco di burro. Per una buona colazione. Burro. Esatto. Viene... Ma quello che si mangia a Roma, cornetto e cappuccino... È un'altra cosa ancora. All'italiana c'è anche... Il maridozzo. Il maridozzo però c'è anche il cornetto, quello sì, sfogliato. Sì, 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 che è un impasto che... Il cornetto all'italiana. Però è simile ma non uguale al croissant. Sì. Ha del lievito all'interno, infatti è più... Comunque compio. Vedo che Evelina sta giustificando questo panino per mangiarlo. Perché... No, perché Evelina devi sapere che l'unica golosità che ha, e noi lo sappiamo, ormai l'abbiamo imparato, sono i dolci. Cioè lei non sa resistere. Beh, se ne vale la pena come in questo caso... Vale lei dice, mangio se ne vale la pena. Perché per me ne vale sempre la pena? Cioè io, capito, anche se ho buffette di salame a casa, ecco là che quando torno a casa mi viene sempre... Ma questa è una ricetta da riprendere per la colazione dei ragazzi, perché uno la può adesso fare in qualunque forma. Gli esami, ci sono gli esami, perché le scuole finiscono intorno, insomma, 8, 9, 10 giugno, però poi a seconda delle regioni. Però poi ci sono gli esami terza media, gli esami di maturità. Facciamo un'altra piccola pallina. E la caratteristica che andiamo a fare un po' piccolina. Conica. Questa di quanto è? Questa è 20 grammi. 20 grammi. Okay. La dobbiamo fare un po' conica. Ecco, allora intanto che tu fai la pallina conica, diamo 60 secondi, ci fermiamo, gold, e partiamo dal tuppo. Granita e brioche col tuppo stiamo facendo, abbiamo fatto la base, 70 grammi. 70 grammi, facciamo e 20 grammi la pallina. 20 grammi la pallina. Chiudiamo la pallina in questo modo e andiamo a fare un po' conica, una punta. Poi col dito... Così. Facciamo il buco, vedete? La punta di questa pallina la passiamo nella farina. Allora, piano piano ce la fai rivedere. Sì. Allora, rotondo, questo ti serve, sì. Sì, facciamo rotondo. Il cono, un po' a punta. Un pochino a punta, mettiamo il dito dentro, vedete, sì. Così. Passiamo la punta della pallina e l'appoggiamo sopra. E l'appoggiamo sopra. Così. Come un toupé per l'appunto, sì, esattamente. No? Io ci avrei messo l'uovo, invece nella... Sì, perché in questo modo, l'uovo ovviamente salda, però in questo modo crescono in maniera uniforme sia la parte superiore che la parte mentre inferiore. Mentre l'uovo blocca le un pochettino la parte inferiore, la superiore. Sì, non si finisce mai di imparare in ogni cosa. Guarda, è bello quello, la vita è così, è bella perché non si finisce mai. E ci siamo. Poi? Ora, questo qui li andiamo a dorare due volte, quindi abbiamo preparato uova intera, tuorli e un goccino di panna. E le andiamo a dorare la prima volta adesso, prima della lievitazione, e poi le lasciamo lievitare, devono ovviamente triplicare il loro volume, le andiamo a dorare anche successivamente, prima di essere infornate. Quindi adesso le lasciamo lì così, le spennelliamo e le lasciamo lì a riposare, che devono lievitare. Esattamente. Poi adesso vi facciamo vedere come diventano. Guardate come diventano, questo è vero? Posso? Sì, stessa pezzatura. Facciamo vedere esattamente, triplicano, guardate che roba. Ripassiamo. Adesso la mano deve essere ovviamente leggera perché rischiamo poi di sgonfiarle. Brava, io le ho dorate già prima. E l'accortezza di non fare cadere eccessivamente uovo sotto, che altrimenti facciamo la frittatina. 180 gradi, 12-15 minuti massimo. 180 gradi, 12-15 minuti e la brioche è pronta. Però poi c'è la granita che dobbiamo imparare, perché mi diceva Fabio che la granita, insomma, non sempre si vengono bene, si sanno fare nella maniera giusta. La granita è veramente una preparazione semplicissima, perché a base di uno sciroppo,
acqua e zucchero, che varia a secondo del gusto, perché ogni frutto ha un quantitativo di zucchero diverso. C'è anche questo, eh? Grazie. Per le mani. Ecco qua. E assolutamente cambia poi la proporzione appunto del frutto all'interno. Quello che è la costante è la temperatura di servizio. Se noi mettiamo la granita nel freezer di casa, la temperatura è troppo bassa e quindi la granita diventerà ghiaccio, cioè molto ghiacciata. In realtà, per chi conosce la granita, per chi mangia la granita, saluto tutti gli amici messinesi e catanesi che devo dire che sono i maestri indiscussi delle granite buone, è qualcosa di molto cremoso, ecco perché la brioche col tuppo serve poi come il pane quando si puccia dentro il pomodoro. Quindi qui hai messo acqua e zucchero in un pentolino già caldo. Acqua e zucchero e facciamo uno sciroppo, non serve neanche che arrivi a ebollizione. Poi tu hai fatto una scelta dei gelsi. Gelso bianco, sì. Gelso bianco, potrebbe essere gelso rosso, fragole, frutta, insomma frutta di stagione. I gelsi si vedono poco, no? Sono più del sud Italia, della Sicilia totalmente, anche perché... Tipici. Questo però è lo stesso sciroppo che ho fatto raffreddare. Questo freddo viene messo qua. Sì, l'abbiamo qui pronto. E frulliamo, immagino. Uno la può sostituire con la mora, per esempio. Sì, gelso, con la mora, che appartiene un po' alla stessa famiglia, se non lo trovo. Ma anche con le fragole, io che sono appassionata di fragole... Molte proprietà benefiche, Antonella. Il gelso fa bene? Sì, oltre ad avere vitamine e minerali, ha delle sostanze che tengono a bada la glicemia. Quindi dal gelso addirittura si estraggono degli integratori per... una botta di glicemia. Sì. Vedi, poi mettiamo la versiamo in una pirofila. Sì. Ne teniamo un po' indietro. Io, per esempio, more, stamattina le ho frullato, c'era un bel cestino di more e ne ho frullato. La differenza del colore è soltanto che ho messo qualche mora oltre il gelso, sì. Ne teniamo un po' liquida perché ti farò vedere. E questa la metti in freezer? In freezer, in congelatore. Quanto tempo deve stare la granita per diventare una granita perfetta? Antonella, dipende ovviamente dal quantitativo e da quello che abbiamo in freezer. Almeno un paio d'ore deve rimanere. Se fate uno strato sottile, congela anche prima piuttosto che... Esattamente. Chiaro che se avete l'abbattitore è tutta un'altra cosa. Però il ghiaccio non è un ingrediente della granita, esatto. Noi diciamo spesso, cioè non è quella che si gratta. Vedi, deve diventare così un po' ghiacciata, vedete, a pezzi. Bravo. Così, la buttiamo qui dentro. Come la vedete. E la rifrulliamo di nuovo, sì, giusto? Ok. Zia Gri, ti posso chiedere, dentro il freezer, oggi la Zia Gri mi sta aiutando tantissimo, ci sono dei bicchieri, capito. Grazie. Guarda qua, facciamo questo lavoro. Facciamo una parte. Sì. Ok, e devi aggiungerci un po' di succo, volendo. Il succo che ci serve, che abbiamo tenuto, perché ci serve per... Perché così la diluisce un po' quando esatto, la frulliamo, per farla cremosa. Facciamo meno fatica, però la frulliamo con la stessa in cosa. Questo. Quindi questo procedimento di frullare la granita è importante, certo. Se no non viene. Vedete, adesso poi è chiaro che qui è un pochino più duro, un pochino, poi uno ci aggiunge per forza di cose questo liquido, in modo che piano piano, vedi quello che sta facendo Fabio, con grande pazienza si scioglie e diventa una reale granita. Gli diamo un po' granita. Di aria pure. Vedi, cambia rumore, ecco là che la granita è pronta. Va. Io ti prendo. Grazie, Zia Gri. E mettiamo. È come si... La granita parte, vero? In questo modo, come si fa dalle nostre parti col mestolino. Guarda che consistenza. Vedi, guardate la consistenza, sembra lucida, quasi cremosa. Un gelato, ma non è un sorbetto, perché il sorbetto è un'altra cosa. La granita è quella roba qua, poi c'è magari la grattachecca romana, che allora invece si fa partire dal ghiaccio, certo. Però è proprio un'altra cosa. La grattachecca romana. Poi è ricchissima di antiossidanti, vedi, il colore lo dice. E qua mettiamo anche un po' di panna, per perché forza, sulla granita. Nella granita c'è sta, ma scusate qua la brioche. Cioccolato. Cioccolato di Modica. Beh, qualche gelso per far vedere usato il gelso, poi prendiamo le brioche, ognuno se la riempie come vuole, no? La brioche poi si mangia in questo modo, si stacca il tuppo. Si stacca il tuppo. Scusate, si mangia così, si stacca il tuppo, si puccia dentro così e poi... Meraviglioso. Fabio, so che ti devi operare al ginocchio. Sì, il pit stop tecnico di qualche giorno, ma tornerò più forte di prima, nulla di grave. Fabio Potenziano.